Ragazze, com'è andata? Abbastanza bene. Cosa hai scelto? Il saggio di ambito letterario. Vi aspettavate queste tracce? Sinceramente no, perché pensavamo più, ci avevano detto magari qualcosa sull'Expo, queste cose un po' più d'attualità, invece non c'era nulla. Penso bene, spero. Ti aspettavi fosse così questo giorno? Sì. Sì, hai vissuto tutta la tensione? Sì. Cosa hai scelto? Il saggio breve tecnico-scientifico. Ti aspettavi fosse così? Sì, diciamo di sì. Cioè, sono state prove abbastanza semplici, erano molto fattibili. Il tema di ordine generale, quindi sulla la donna e su quella ragazza Malala che è fuggita dal suo paese per rivendicare il suo diritto allo studio. Era il tema scientifico, sulla tecnologia, l'uso della tecnologia. Un commento sulle tracce di quest'anno? Buonissime secondo me, molto tranquilla, cioè niente di un po' Calvino inaspettato, però molto tranquillo. A me è bene, cioè nel senso mi aspettavo peggio, invece è andata meglio del previsto. Ecco, si parla tanto di questo giorno, degli esami di maturità, e come l'hai vissuto tu? Con molta ansia, però alla fine niente, ce l'abbiamo fatta. Credo molto bene, anche io ho scelto il saggio breve tecnico-scientifico, e comunque mi è sembrato il più abbordabile, quindi sono soddisfatto. Il saggio breve ambito artistico-letterario, di parlare della letteratura durante il percorso di vita e durante il percorso di crescita dell'individuo soprattutto. Perché questa scelta? Rispetto alle altre tracce? Da una parte perché il saggio è la tipologia che riesco a fare meglio, da un'altra perché mi piaceva anche proprio la traccia in sé, parlare di come i libri e la letteratura aiutano durante la crescita dell'individuo.